Mi raccomando, prima di guardare il video, iscrivetevi al mio canale con tanti tutorial tech e soprattutto tutorial su come scaricare programmi se non volete pagarli, esatto, guide soprattutto su programmi editing e altro. Quindi seguimi, iscriviti al mio canale, attiva la campanellina e mi raccomando, seguimi anche su Twitch. Esatto, anche su Twitch. Ho appena iniziato a streamare e sì, tutte le sere facciamo live, live piuttosto divertenti e niente, quindi godetevi il video. Ok, salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, sono TonyGamer17 e ragazzi, oggi vi spiego come rimuovere completamente lo sfondo di un'immagine, anche un'immagine più difficile. Quindi in questo caso dirigiamoci subito su Photoshop, prendiamo, non so, un'immagine qualsiasi. Io adesso prendo questa di Rainbow Six Siege, il personaggio Termite. Quindi andate allo schermo e guardate un po' adesso cosa faccio. Se io per esempio faccio su strumento gomma magica e faccio così, mi rimuove un vero schifo. Cioè, guardate, visto? Ok, quindi in questo caso, aspettate, premete CTRL Z se avete sbagliato qualcosa. Esatto, in questo modo. E adesso andiamo su questa qui, strumento selezione oggetto. Quindi in questo caso spero di prenderlo. Ecco, fate così. Perfetto. Visto? Ok, l'ha preso. E adesso andremo su seleziona e maschera. Ecco. Visto? Però non abbiamo ancora finito. Dobbiamo ancora settare al meglio e rimuovere del tutto lo sfondo. Quindi in questo caso andiamo su sposta bordo e contrasto e su sfuma. Quindi su sposta a bordo mi sembra, cioè faccio così, vedi come ha tolto un po' la pistola. Quindi adesso sposta a bordo, ecco, fatto un pochino, va bene. Su sfuma invece in questo modo e adesso lo tolgo un pochino e va bene così. Contrasto invece possiamo anche lasciarlo così, perfetto, liscio. E dai, fammi uscire la pistola. Perfetto, sposta il bordo invece. Perfetto, perfetto, ci siamo, ok. Quindi in questo caso andiamo un attimo su. Ok, vediamo. Al raggio invece lasciate stare perché guardate un po'. Adesso lo sposto e guardate un po' cosa succede. Vedi? Vedi? Perfetto, ok, va bene così. Ok, adesso scendo un attimo giù, output, quindi di uscita facciamo nuovo livello. Ok, visto? Ok, adesso ho qui lo sfondo e qui invece non ce l'ho, quindi in questo caso ho creato un nuovo livello, quindi un nuovo sfondo. Quindi tolgo questo, metto questo. Però la pistola non si vede. Però sembra una mini pistola. Ok, adesso rimuovo questo che non mi serve. E adesso se vado su file, salva con nome, salva nel tuo computer, formato, lo salvo sempre in questo modo, salva, no, lo chiamo esattamente con la lettera I, salva, e adesso scelgo il file come lo voglio salvare. Ok, eccolo qua, visto? Però se adesso io voglio, non so, allora vediamo, lo tolgo, non mi interessa, lo faccio di nuovo,
lo sfondo bianco, e dove adesso strumento con magica, perfetto, salva con nome, salva nel tuo computer, chiamalo ciao il file desktop, e gpg, ecco, salva. Ecco, con il file GPG allora dobbiamo salvarlo per forza PNG, quindi salva con nome, salva il tuo computer, dov'è il formato PNG? Chiamalo TTT, salva, ok, perfetto, perfetto, ci siamo ragazzi, ci siamo. Ok, ho capito, dobbiamo salvarlo con PNG, perfetto, eccolo qua, visto? Perfetto. Ok, allora, una volta fatto con Termite possiamo passare a un altro personaggio. Quindi in questo caso un personaggio piuttosto goffo, grande, e che si prende quasi tutto, cioè tutto lo sfondo. Quindi non so, tolgo Termite, metto un altro personaggio di Rainbow. Sì, eccolo qua, il nostro caro Tachanka, adatta allo schermo. Allora, l'immagine sembra piuttosto, cioè non si vede molto bene, ok. Vediamo se con la gomma magica possiamo fare subito. Wow, con la gomma magica possiamo fare subito. Sì. Ok, vorrei tanto provare con lo strumento della selezione, quindi in questo caso strumento della selezione, il casco di Tachanka, e sì, seleziona e maschera, perfetto, sembra tutto ok, quindi è quasi identico, però là sotto vedo una macchia blu dello sfondo, sì, della macchia blu, quindi selezione, nuovo livello, ok, perfetto. Ora uso la gomma per fare una cosa, dov'è? No, devo zoomare, quindi in questo caso se devo zoomare zoom sotto, perfetto, e con la gomma è piuttosto enorme, ok, dimensione facciamo 5 2 4 pixel, bene, e lo tolgo manualmente io, ecco, perfetto, ok, adatta lo schermo adesso. Di gomma, devo fare una cosa, olè, perfetto, ok, ora andiamo su file save con nome, salva nel tuo computer, png come sempre, lo chiamo ta, così, salva, sì, salvataggio rapido, e vediamo un po' se si è tolto del tutto, sì, si è tolto, ok, anche Tachanka è stato fatto. Ora passiamo a un'immagine, come dire, piuttosto difficile, non so se ci riesco, però uso la gomma o uso la selezione oggetto, quindi adesso uso l'albero, ecco l'albero, perfetto. Adesso devo rimuovere questo sfondo di Tachanka. No, ho sbagliato. No. Ok, lo sfondo, va bene. Eccolo qua. Allora, vediamo un po' cosa possiamo fare. Allora, vediamo se si può la selezione oggetto. Davanti, mi raccomando. Non lo so se l'ha preso del tutto, sezione maschera. Wow. Ok, vediamo un attimo. Sposta a bordo. Di più, perfetto. Lo sfumato
Attenzione, attenzione, attenzione. Attenzione, attenzione. Perfetto. Si può fare, non lo so se si può perché vedo delle macchie. No. Liscio. Liscio. No, facciamo così. Vediamo un attimo. Sono riuscito a fare più di così. Ok. Selezione nuovo livello. Ok, perfetto. Tolgo questo. E adesso vado un attimo su gomma. Devo fare una cosa importantissima. Vediamo un po'. La dimensione usiamo 9 pixel e zoomiamo. Esatto, oppure usiamo direttamente la gomma magica. Quindi prendo gomma magica. Ah, che bello. Ok, dove sono altre parti? Vediamo dove sono altre parti da eliminare. Questa, perfetto. Questa. Questa. No. Ctrl Z. Ok. Adatta allo schermo. Perfetto. Salva con nome, ne salva nel tuo computer. PNG. Albero, sì, chiamalo albero. 1. Salva. Ok. Tanto poi se devo aggiungerlo, non so, da un'altra parte, lo prendo e... cioè, questo lo metto sotto. Cioè lo metto un po' sotto così non si vede. E faccio vedere solamente un po' il tronco e un po' i rami, le piante, cioè le foglie sopra. E ho fatto anche l'albero. Ok. Tacianca e termite. Perfetto. Quindi, ragazzi, grazie a tutti per questa visione. Lascia like se il video ti è stato utilissimo, iscriviti al mio canale, mi raccomando anche al canale Twitch, canale YouTube, questo qui, sì, iscriviti con la campanellina, Twitch anche, mi raccomando seguimi perché ogni sera un botto di risate, veramente un botto di risate, non sto scherzando, e grazie, quindi ciao a tutti, ciao.